Buon salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Satisfactory. Buon salve a tutti. Allora, ho fatto un'altra struttura qui accanto e mi sono dedicato un po' a consumare i coupon. Infatti vedete, ho fatto queste porte fighe e per di più ho sbloccato anche le finestre. Però mi serve del silice per poter fare le finestre. Comunque in ogni caso qui sopra andiamo ad assemblare il limitatore di IA. Sarebbe tipo un computerino, eccolo qua, questo computerino che viaggia qui sopra. Andiamo a assemblare questa cosuccia. L'ho overclockato un po', però dovremmo trasformare questi capi in MK3 per poter far sì che rimanga sempre overclockata. Ma sinceramente, per quello che adesso ci serve, vedete, ho sbloccato anche queste porte, figa, tu ti avvicini, si apre in automatico. Per di più anche un po' di estetica, infatti vedete queste barriere, un po' di estetica da poter colorare. È figa come cosa, guardate. Mi sono fatto anche qualche proprio con queste pareti inclinate. Vabbè, comunque detto tutto ciò, serve silice per fare le finestre, quindi adesso vi porto a vedere dov'è la nostra, diciamo, dove abbiamo trovato il quarzo. E non so se portare qui il quarzo e poi lavorarlo, o lavorarlo stesso lì e poi portare il prodotto finito qua, perché alla fine sono due prodotti che dovremmo portare qua: il quarzo e le cassette di quarzo, non so come le chiamiamo lui qua precisamente. Perché per sbloccare alcune cose, tipo anche delle nuove armi per questa pistola, serve. Ad esempio vi faccio vedere. Allora, quarzo, vedete, per esempio queste cassettine qua, non so come si chiamano, queste in basso a sinistra. E alla fine è fattibile farlo, perché abbiamo tutto, ci manca solo quello e il silice e più le slot nell'inventario. Questo che cacchio è, una bomba? Nobelisco impulsi, secondo me dovrebbe essere strafigo una cosa del genere. Comunque, allora, se vogliamo lavorare lì i prodotti e fare la stazione lì, poi alla fine dovremo portarci due prodotti qua, cioè il silice, il quarzo, quelle cose di quarzo. Mentre se vogliamo portarci il quarzo qua come le belt, come facciamo con il carbone e tutto, ci dobbiamo portare solo quello. Effettivamente io direi di portarci magari il quarzo qui nelle vicinanze e fare magari anche una struttura qui sopra che ci smette a lavorare il quarzo, e poi magari ci portiamo giù o ci portiamo lì solo i due prodotti finiti. Anche se stiamo diventando un po' strettina, questa zona diventa un po' strettina. Penso che prima o poi arriverà il momento per noi di trovare un'altra zona dove fare solo da magazzino. Però io so, vorrei aspettare un po' meno di sbloccare i treni, in modo che usiamo quelli per trasportare tutte le risorse. Ah, nel frattempo io qui ho sbloccato tutto per fare la produzione di acciaio avanzato. Almeno nel frattempo che noi andiamo a prendere il quarzo, l'astronave parte e potremo poi ritornare. Vedete, ho sbloccato anche i pannelli, però mi serve il silice o i cristalli di quarzo per poterli fare. Allora, abbiamo sbloccato trivella MK2, però per farlo, a parte che servono queste qua, le travi in calcestruzzo, che ancora non produciamo. Serve al del calcestruzzo, vabbè, le travi si possono fare tranquillamente. E quanto prende questo? 120 risorse al minuto, buono, buono. Interessante. Poi penso che ci ha dato anche delle nuove risorse per poter produrre questa qui, lo statore. Vediamo, effettivamente se ce l'ha dato potremmo farle anche noi qua, perché noi, eccole qua, queste le possiamo fare. Ok, va bene, statore sì, si può fare, non è nemmeno tanto difficile farlo, Quindi poi possiamo anche il motore adesso. Porca miseria. Quanto serve per fare questo? 5 statori. Sai che ne farei uno per vedere come si comporta. Lo portiamo e lo andiamo a mettere vicino alla fabbrica di carbone di là. Giusto, lo possiamo fare adesso, sì. Sì. Dico, poi dobbiamo fare la zona di accumulo delle energie. Allora, questa è tutta l'energia che noi mandiamo alla nostra base, se così si può chiamare. Allora io faccio un attimo giusto una postazione qua, ma solo per metterci questo. Figo. Ora voglio capire come funziona. C'è un'entrata e un'uscita? Non riesco a capire. Vabbè, allora noi facciamo così: stacchiamo questo. Questo andrà qui. Ha solo quello. Non c'ha tipo un ingresso, un'entrata e un'uscita. Questo no. Ma si attacca e basta. Io penso di no, perché ci avrà tipo qualcosa. Lo siamo noi che non riusciamo a vedere. Ah, adesso lo porta anche qui lo stato della batteria. E si sta caricando. Si sta caricando, perché noi adesso produciamo 730 megawatt, ma noi ne consumiamo solo 450, 460 circa.
Ma io pensavo che aveva tipo un ingresso e poi un'altra parte l'uscita per capire l'entrata lì. Forse hanno fatto tutto, lo colleghi e poi va tutto in automatico. Quindi, cioè, se io adesso stacco questo, no? Eccolo, adesso sempre questo qui sta alimentando tutte le centrali che stanno dall'altra parte. Non so quanto può durare, pochissimo penso, perché l'assorbimento di energia sarà tanto. Fatti 50 secondi. Figo, 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 figo. Ottimo, ottimo, ottimo. Ne dovremmo fare un sacco di questi, vabbè. Torniamo a noi. Andiamo alla fabbrica, cioè andiamo dove sta il quarzo. Abbiamo compagnia, e anche tanta. Tre, addirittura tre ce ne sono di queste cose che sparano. Cerchiamo di attirarne uno solo. No, ne abbiamo attirati due. Il fatto è che questi si nascondono. Ah, mi ha colpito. Aia. Sì, mi sono costruito due sparatondini, in modo che non perdo tempo a caricare, ma devo solo cambiare così, tac. Però non posso impostare una che fa, diciamo, spara il quelli che elettrizza in altro. Qualcun altro? No. Bauxite. Che cacchio? Sarà un materiale molto raro per stare. Saranno tre mostri qua vicino. Forse ci sbloccherà un altro ramo? Vabbè, noi l'abbiamo preso. Andiamo di nuovo verso il quarzo. E qua già stavo mettendo tutto per trasportare il quarzo da noi. Questa che roba è? Non l'ho visto. Ah, mi sa che qua c'è anche il fatto dell'acqua. Tipo quei geyser che ci sono. Allora, abbiamo due miniere. Però per adesso io ne porterei una sola. Una me ne produce 120. Produce 120. Col costruttore. Sì, per fare la silice ne vuole 22 e mezzo al minuto. Cioè, 22 e mezzo, mentre questa me ne cerca 37 e mezzo. Perché questi numeri con la virgola? Quindi alla fine con una sola miner potremmo mettere anche più di uno. Allora, facendo un calcolo approssimativo. Su 40 e 40-80. Ok, mettiamo due che vogliono fare il cristallo di quarzo. Sono 80 ne consumano. Questo ne produce 120. Mo' ce ne rimangono altre 40. Altre 40 che andiamo a fare la silice. Lui ne vuole 22, 22 e mezzo, 44-45. Con 5 di scarto. Lì abbiamo arrotondato. Effettivamente potremmo mettere due che fanno il quarzo grezzo e due che fanno. Sì, sono preciso 120. Se mettiamo due costruttori che fanno i cristalli di quarzo da 37,5 per 2 e due costruttori che ci fanno la silice, consumiamo 120 risorse di quarzo, che è quella che produce questa qui. Quindi io adesso, se vedete, ci avete fatto caso, già mi sto portando la Belt MK2, che riesce a trasportare fino a 160 risorse, quindi ce la facciamo tranquillamente. Molto molto easy. Eccola qua. Nastro trasportatore, 120 risorse al minuto. E già mi stavo portando questa qui dietro. Bene, bene, bene. Ok, io attiverei questa linea elettrica. Ah, però potevo magari evitare di collegarla all'inizio e poi vabbè. Cioè, all'inizio dall'altra parte non collegavo subito così. Poi quando volevo fare arrivare il quarzo mi collegavo e lui andava in funzione. Invece adesso così mi porto tutto la belt però con il quarzo sopra. Vabbè, non fa niente. Sono sciocchezze, piccole sciocchezze. Abbiamo deciso di fare questi qua. Che abbiamo detto, se poi oggi e domani ci vogliamo portare anche quell'altra risorsa di quarzo, abbiamo già il percorso bello e fatto. Allora, lì mi sembra che ho visto quella lì, c'è tipo un fiore che se ti avvicini si apre e caccia delle zanzare che sinceramente non ho voglia di farmi esplodere addosso. L'unica cosa è che quando metti questi non sai se è abbastanza vicino o è troppo lontano, perché a volte se fai troppo lontano non ci arriva la belt lì. Dice percorso tipo troppo lungo, una cosa già, fate, vedete. Si ferma qui, quindi la dobbiamo fare tipo qua. Allora, nel frattempo io mi sto portando il quarzo vicino alla casa nostra, perché ho detto sì, conviene fare tutto vicino casa, perché
troppo lungo, materiali insufficienti per finire i materiali, da prendere i materiali. Perché poi se oggi e domani poi dobbiamo fare il magazzino centrale che sarà da un'altra parte, sarà immenso come costruzione epica. Se avete visto Satisfactory, delle volte scorse ho fatto una base epica gigante, immensa. Voglio che magari debba prendere tutto da una sola zona, un solo posto, e poi portarlo di là tramite qualcosa, tramite, non lo so. Vedremo. Quindi conviene che magari me lo porti, faccio fare la stessa strada che fa il carbone, solo che il carbone poi scende giù e viene elaborato là sopra. Noi magari potremmo fare una costruzione qui, butto a terra un po' questi alberi, la faccio qua sopra, che va verso l'alto, che è là dove andiamo a lavorare il quarzo, e poi giustamente ci scende giù fin lì dove andremo poi ad immagazzinarla, sempre qui. Vedete, ho fatto tutto questo spazio qua, possiamo mettere altri due container di questi, uno per i cristalli di quarzo, uno per il silice, e lo accumuliamo qui dove poterlo poi andare a recuperare. Anche se adesso abbiamo ancora un altro prodotto, quindi dovremmo ancora mettere un altro di questo, che sarebbero le travi rinforzate in acciaio rinforzato, lì quelle che abbiamo visto prima. Vabbè, io mi prendo tutti i materiali, mi metto al lavoro e ci vediamo dopo. Allora, lì ho fatto la fabbrichetta che mi fa il quarzo, i cristalli di quarzo, cioè la silice e i cristalli di quarzo, e quindi ho potuto graffiare i nostri belli e amatissimi schermi e vetri, diciamo pareti in vetro. Infatti ho fatto anche alcune piccole nuove modifiche per abbellire, a parte i colori e queste cose. Mi sono dedicato anche un bel po' a fare i coupon. Sì, l'ho lasciato tipo la notte intera a produrre coupon così. Infatti abbiamo anche tutte le fabbriche piene, bloccate. Vedete, la blocca di rame è bloccata. Queste qui adesso le ho sbloccate, che le ho messe, le ho buttate nei coupon per venderli. Cioè, abbiamo fatto un bel po' di cose. In più ho fatto quest'altra costruzione, non so se ve l'ho fatta già vedere, con il nostro bel schermo qua che ci indica cosa produciamo. E vanno qui sopra a fare i nostri belli computer, limitatori IA, ma non sono computer perché i computer si fanno dopo. Poi ho fatto anche diciamo, una zona che è collega anche a quest'altra struttura. Figa, no? Come scale ancora non ce l'ho, quindi sto utilizzando questi vecchi e cari pali nastro trasportatori. Sono dei pali per i nastro trasportatori. Li utilizzo come scale, sì. Ebbene sì. Adesso vi faccio vedere anche nella fabbrica lì sopra, e ho iniziato a fare anche un po' di lampade. Vedete che adesso sono spente, però si accenderanno appena arriva la notte. Ecco qua, vedete, arriva la notte e si sono accese. Cioè, sì, queste qua, se le fate, potete configurarle automaticamente, modalità notturna, potete cambiare il colore, vedete, tac, tac, l'intensità, è una cosa fighissima questa cosa. E se gli mettete ci sta un controller per le luci, potete controllarle tutte quante, perché le ho unite tutte in sequenza. Questa è collegata a quella fino a via dicendo, c'è questo qui che è un controller delle luci, per esempio, clic e diventa tutto viola. Tutte le luci diventano viola, anche quelle, tutte quelle che avete collegato a questo controller di luci. Quindi io da qua posso controllare tutte le luci, anche l'intensità, il colore e quello che voglio. Al momento tengo bianco al massimo, anzi, volendo potremmo fare tipo un 50%. Beh, diciamo ci dà una luce un po' più offuscata, un po' più cupa. E in più l'ho messa anche dove cammina il camion, vedete lì tutte quelle luci. Però non è che fanno luce, sì, ma non tanto. Volevo fare il palo con il faro, perché ho sbloccato anche quello, torre faro. Però ci servono purtroppo le travi di calcestruzzo armato, che noi ancora non produciamo, quindi dobbiamo andare avanti per fare queste pale, sì, queste cose. Allora, da qui si entra, beh, se c'è fatto entrare il quarzo da qua, che poi si divide in quattro parti uguali, e questi qua ci producono la silice, e di qua invece ci producono il cristallo di quarzo. Allora, effettivamente dovrei mettere anche qualche luce qua dentro. Vediamo se riusciamo a metterla. Aspetta, si può mettere, ma non è che poi mi illumina chissà quanto. Non è che mi illumina tutta la stanza. Alla fine è solo corrente che sprechiamo. Che io penso che comunque consumano queste luci, no? Qua non ce lo dice, che qua possiamo cambiare sempre il colore e quant'altro, però non ci dice il consumo di questo faro. Boh, non lo so. Va bene, comunque continuiamo, andiamo avanti. Siamo qui perché dobbiamo andare avanti. Se non mi sbaglio, abbiamo già tutto pronto per sbloccare il prossimo obiettivo. Giusto? No, nessun obiettivo. Allora, vediamo. Ipertubi. Dobbiamo fare le travi in calcestruzzo armato. Che si fa con le travi normali e il calcestruzzo? Bene. Ce ne servono 50. Mentre questo lo potremmo sbloccare, no?
Ormai abbiamo tutto. Possiamo sbloccare questo mentre noi ci facciamo le travi in calcestruzzo armato. E poi dobbiamo produrre quello lì che abbiamo l'obiettivo di completare la fase 2, quello che abbiamo in alto a destra, da mettere nell'ascensore spaziale per poi avere altri livelli e quindi altre cose. Allora, travi di calcestruzzo armato. Iniziamo a farle. Al momento non possiamo fare un'altra fabbrica che ci genera le travi di armate, queste qua, la trave di acciaio. Perché effettivamente non abbiamo abbastanza carbone, più che altro, non tanto il ferro ci arriva, il carbone che scarseggia. Poi se iniziamo a produrre troppo abbiamo bisogno anche di aumentare le fabbriche di energia elettrica a carbone, ma come al solito non abbiamo carbone. Quello che mi è venuto in mente però, visto che abbiamo sbloccato i miner MK2, potremmo vedere se utilizzando quelli riusciamo a estrarre più carbone lì dove abbiamo le fabbriche elettriche e quindi poi fare un calcolo di quante ne possiamo mettere i generatori a carbone. Allora, in produzione noi abbiamo queste qui, trivella MK2. La velocità di estrazione standard è di 120 risorse al minuto, rispetto a questa che è di 60, e noi là ne abbiamo due da 60 in quello normale. Quindi se ne mettiamo due, ne dovremmo avere due da 120, quindi dovremmo avere un'estrazione di 240 risorse al minuto. 240 risorse al minuto che può sostenere il trasportatore MK3, quindi poi dobbiamo sostituire anche tutti i nastri trasportatori. Per fare ciò abbiamo bisogno delle travi in acciaio. Vediamo quante ne abbiamo di travi in acciaio però. Ne abbiamo un bel po', abbiamo riempito un container intero. Sia sopra se pieno. Sì, un container è 470. Quindi volendo penso che si potrebbe fare.